Questo qua, ricordati, un po' Allora, cari amici di Salvo 5.0, questo è un breve video per illustrarvi i grandi passi da gigante che abbiamo fatto grazie al nostro amico Roberto per permettere alla bicicletta di avere le due batterie e fatto tutto in modo veramente robusto. Almeno questo era l'intento iniziale. Questa è anche l'impressione. Allora, questa qui è la bicicletta, questa è la batteria principale. Qui io avevo fatto insieme al grande amico Marco alcuni collegamenti qua sotto con dei connettori per permettere di collegare alternativamente o la batteria principale o la batteria secondaria. Però i connettori non erano stati saldati bene o forse non erano abbastanza robusti i connettori. Sta di fatto che ieri, mentre pedalavo da Bolzano verso Trento, praticamente dopo pochi chilometri si è fermato tutto e c'erano qui i cavi con i connettori che erano praticamente surriscaldati e quindi si era staccato tutto quanto. Adesso abbiamo fatto un bel progettino con vi presento Roberto, il Ciao a grandissimo tutti. Roberto, che poi è anche l'amico che mi ha ospitato insieme alla moglie Agnese, alla figlia Giulia, Un saluto qui. alla famiglia di Salvo. Grazie. Quindi Roberto mi ha ospitato qui ad Arco ieri notte, abbiamo cenato stupendamente, abbiamo anche pranzato perché visto che piove sono rimasto qua tutto il giorno praticamente. E allora, partiamo dalla batteria. Abbiamo innanzitutto, io dico sempre abbiamo come la mosca sulle corna del bue, ma in effetti ha fatto tutto Roberto, ecco, io ho assistito. C'è Comunque, la mente di Salvo qua. questa è la batteria, così come me l'ha mandata Alessandro Alberti di Elettrovelocipedi Alberti, ma abbiamo aggiunto in serie sul cavetto positivo un portafusibile. A proposito, a questo punto possiamo già reinserire il fusibile. Eccolo qua, inseriamo, abbiamo messo un bel fusibile da 25 A in modo tale da evitare problemi in caso di corti accidentali che sono difficili, però meglio premunirsi, diciamo. E quindi un fusibile in serie al polo positivo. Poi, questo è il cavo che arriva dalla batteria. Qui abbiamo connesso un cavetto in parallelo con un Grazie. accendisigari femmina, diciamo, tipo quello che ci sono nelle macchine, ma con una modifica qui all'interno che permette la connessione con questo tipo di connettore. Questo qui è il connettore del caricabatterie. Io ho ben due caricabatterie, questo qui da 5 A, quest'altro da 3 A, in modo da poter caricare anche entrambe le batterie contemporaneamente. Quindi, attraverso quel connettore, questo connettore qui, possiamo caricare la batteria secondaria. Altra aggiunta, abbiamo questa presa qui, come vedete. Ecco, questa presa qui che serve per collegare, diciamo, la batteria secondaria al resto del circuito. Questo ci permette intanto di isolare la batteria se dobbiamo fare dei lavori sul motore, eccetera. E inoltre, se per esempio ci troviamo in un posto dove non abbiamo la possibilità di caricare la bicicletta in loco, possiamo staccare la batteria e caricarla in un appartamento, prendendo solamente la batteria dal cofanetto. Ecco, vedete, la batteria è assolutamente indipendente e portatile. In questo modo qua. Vedete? Qua la batteria è completamente staccata grazie a questo accorgimento. Bene, adesso rimettiamo la batteria in loco. Prego a Roberto di fare il collegamento come l'aveva fatto prima con tutti i cavetti messi lì, nascosti, ecco, qui all'interno del bauletto. Ecco qua. Come vedete, veramente questo bauletto sembra proprio fatto apposta per la nostra batteria. Mettiamo qui gli elastici e la batteria è a posto. Perfetto. La parte finale del circuito, cari amici, è questa. Questo qui è il cavo che arriva dalla batteria, vedete, va giù, 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 giù. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i cavi negativi, i tre cavi negativi, cioè il cavo negativo della batteria principale, il cavo negativo della batteria secondaria e il cavo negativo del motore, li abbiamo collegati tutti e tre qui con un morsetto, mentre i tre positivi sono stati collegati con questo deviatore, vedete, deviatore che ha tre posizioni, 0, 1, 2. E quindi praticamente se io devo collegare la batteria principale, basta che metta questo deviatore in questa posizione, e a questo punto abbiamo collegato il positivo della batteria principale con il positivo del motore. Posso mettere a zero a riposo quando non voglio collegare niente. Posso mettere così invece per collegare il positivo del motore col positivo della seconda batteria. Questo sportellino si può naturalmente richiudere in modo che sia attenuta, diciamo, stagna. Ecco, e così abbiamo tutto perfettamente
tranquillo, fermo, tutto incollato, cablato, il pedale si muove liberamente, eccetera. Roberto sta riaprendo perché vuole a tutti i costi regalarmi una pinza, ecco, che può essere utile per fare qualche piccolo intervento anche per la rimozione del fusibile, ecco. È un po' duretto, è meglio. E quindi è meglio, usare la pinza. Che devo dire, io ormai sono diventato, diciamo, come se fossi un figlio, anche se ho 10 anni più di lui, quasi, però mi tratta proprio come un figlio, a tutti i costi vuole regalarmi la pinza e vabbè, a questo punto la accetto perché non vorrei neanche rischiare di offenderlo. Cari amici, abbiamo finito. Roberto, cosa vuoi dire, cosa vuoi aggiungere? Io sono tanto felice di essere stato utile, Salvo, e niente, il destino ha voluto che ci incontrassimo, anche se ti conosco da una vita. Bello, bellissimo, ti ringrazio. Sono io che ringrazio te e a questo punto mettiamoci così vicini. Devo dire che Roberto ha un'officina qua dietro in cantina dove c'ha di tutto, dove ha recuperato un sacco di attrezzi, addirittura si è costruito degli attrezzi tutti con scarti, roba di risulta che la gente butta, e lui si è fatto un sacco di attrezzature, smerigliatrici, trapani e tanti altri attrezzi preziosi, traforo. Ah, lui tra l'altro è un artista anche, ecco, magari qualche volta lo intervisterò per farvi vedere i suoi quadri stupendi con arte, come si chiama, pirografica? Sì, sì. Ecco, pirografica. Anzi, se andate sulla nostra moneta trovate anche questi quadri che Roberto cerca di mettere a disposizione della comunità con i buoni circolari. Quindi andate nella nostra moneta e troverete i quadri di Roberto. Come sei classificato? Roberto Ferrai. Sì. Roberto Ferrai, ecco, col suo nome completo. Bene, cari amici, questo breve video finisce qui. Ancora una volta, grazie Roberto. Grazie a voi e grazie alla famiglia di Salvo. Grazie a tutti voi. Ciao, cari amici, a presto.